Quest'oggi, ragazzi, andremo ad acquistare qualche giocatore interessante per la nuova promo che è uscita venerdì. Ci sono tanti giocatori interessanti, non è SBC, ragazzi, quello che andremo a prendere. Abbiamo un po' di crediti da poter spendere, quindi vediamo un po' se questo giocatore ci farà sbloccare la fase offensiva, che è un po' carente. Oltre ad Alvarez e Yamal, ho bisogno di qualcuno che sia più forte al posto di Danjuma. Ma al solito, ragazzi, sempre like e iscrizione al canale. Siamo 5-0 in Weekend League e proviamo ad arrivare al livello 1. Sarà, non dico complicato, di più che i tryhard che beccheremo saranno incredibili. Ragazzi, se volete acquistare crediti andate su iggm.com. Successivamente scegliete il gioco, andiamo su FC25. Potete acquistare sia coins ma anche players. Selezioniamo ad esempio PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC. 1 milione di crediti su PlayStation 4 e PlayStation 5 stanno 144 euro. Se mettete il codice sconto Fabio maiuscolo ricevete il 5% di sconto. Allora, ragazzuoli, sono usciti un paio di giocatori interessanti, però ho visto che costano tantissimo. Ho visto il buon Barcola, questa carta che mi sembra molto molto interessante, costa 430.000 crediti però. 4-4 può fare l'esterno, c'è il rapido, c'è il tecnico, anche il tiro a giro. Questa è una carta interessantissima, anche perché il Paris Saint-Germain deve riprendersi un pochettino a livello di vittorie. Questa è una bella scoppoluna, controllarsi, ma c'è 4-4 controllata, 91 di velocità. Poi ce n'è un altro, stesso prezzo tra l'altro, questo su me sarà sgravatissimo. Che buon Garnacho, ragazzi, Garnacho. C'è il razzo, no, vabbè, non serve a nulla, è tecnico, però adesso 5 skilline, potevo pure mettere a Garnacho. Però ragazzi, pure lui 400, sui 450 sta, prezzo inaudito, troppo troppo alto. Tocca vedere qualcuno sui 300k, vorrei spendere 300k su qualcuno che può fare la differenza al posto di Danjuma, quindi esterno sinistro. Allora, andiamo a vedere qui dalla schermata chi è che è uscito di interessante. Ok, ci sta Havertz, Ale, Garnacho, Brandt, Raujo, Barcola, Luis Melo, Loftus-Cheek. Minchia, di esterno, bello Gundogan. Ecco, magari aspettano Ibra. Minchia, Ziyech, ragazzi. 80 di velocità. Allora, praticamente, seguendo quello che dice lì, o spendiamo 450.000 crediti per Garnacho o Barcola, oppure devo andare a mettere qualcuno di più economico, ragazzi. E di più economico vedo quel bello Balogun, bello, non so come cazzo si pronuncia, ragazzi. Allora, vediamo quanto costa sto Balogun qua. Ovviamente pronuncia perfetta. Nulla in realtà, 4 piede deboli, stile di corsa controllata, c'è il rapido, c'è il tiro potente tra l'altro, 90-86, non sembra male, ma come caspita lo ibrido, ti spendo volentieri 15k per te, vai, Balogun. Ora il problema è che mo vedremo che questo qua non potrà fare l'esterno, sicuramente, quindi rimarremo fottuti. Ovviamente ci metto tipo un allenatore, almeno uno devi giocare, cioè. Tipo la base. Ok. Stiamo rischiando tanto, perché questo è semplicemente un test. Tra l'altro togliere anche Bruno Fernandes mi sembra follia. Però lo voglio testare. Secondo me questo mi darà vibes positive. Anche perché c'è la corsa pure controllata, c'è il razzo, no, c'è il rapido. Diamo fiducia, ragazzi. 15k di giocatori insieme a Alvarez trequartista, classico 4-2-3-1, quello che vi ho fatto vedere oggi. Andiamo a fare altre partite di Weekend League, ragazzi. Proviamoci, proviamoci. Gli eroi, vediamo come si comportano. Grande, non la può vedere perché quasi impalla sempre. Oh, Maignan. C'ha anche Thuram in prestito, però. Van Dijk, Militao. Me lo tozzo in game, eh. Calma, calma, che Thuram già è partito a razzo. Incredibile. Ho perso il primo contrasto.
Busta due allora. Guardiola. In realtà forse ho sbagliato io a farlo, però sembrate che non partisse proprio. Non ce l'ha lo spinto boost. Devo capire un po' il body type, ragazzi. Devo capire se tieni fisicamente. Buono, 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 buono. Anche queste uscite con il difensore non le devo fare mai. Porco cane, Durammo. Durammo quando ti aggredisce è vergognoso. Porti, devi uscire, porco, devi uscire. Mamma mia, quando escono con Bandai che è qualcosa di vergognoso. Cioè, puoi pregare il mondo, ma... Quando play allora faccio questa porco schifo traversa palo l'aveva bruciato porco schifo. Militao, Bandai come cazzo di supero. Ho schifo sto cazzo di L1 di merda quando solamente giù in fuori gioco. Militao e Bandai che ragazzi insuperabili, proprio la traversa. Che buono. Colasso di Belokun, Belokan, come cazzo si chiama lui? Volverde! Si riscatta dalla traversa clamorosa che ha preso prima. Calma. Bro scatenato. Bravo, me l'ho grintoso. Ma che qua il tryharding. Comunque clamoroso. A parte che questo non ha preso il verde e la palla andiamo in tribuna. Come fa a vincere l'impallo lì, Turam? Buona, eh? Oh, cosa ha preso? Ha preso il bianco, porco schifo a me.
Che gioco, mamma mia, quando c'è il shirt sprint boost questo qua. Oh, vergognoso, vergognoso. Un attimo prima che ovviamente devo segnare io. Porco schifo. Sprint boost di merda. Senti, vabbè, questo qua fa di sprint. Cioè, questo c'ha un gameplay della luna praticamente. Vabbè, dai, quando metti questi così, veramente ti passa proprio la voglia di vivere. E che devo fare? Cioè, sprint boost alla velocità della luce. Cioè, con Chiesa, sembra che mi sa avessi 99 di velocità, porco schifo. Mamma mia, che sta stramorto l'urlo del sprint boost da merda. Ma lo cazzo l'hanno mai visto? Lo cazzo l'hanno mai visto? Non c'è capatti nella morte loro. Questo Gutturam e Chiesa facendo lo sprint boost clamorosi. Guarda Chiesa. Sì, avevo questo se c'è un gioco sotto suo. Cazzo, corrono. Sì, vabbè. A parte che c'ho tutti i difensori che quando fanno il tiro la azzeccano mai. Cioè, tu praticamente senza difensore col procione, gli sprint boost non li difendi mai. Mai. E non li puoi difendere perché non azzeccano il tiro. Che devo fare? Che devo fare? Questo è bravo, comunque. Questo è bravo, altro che... Ha capito benissimo la situazione, ha potuto uscire il portiere. Questo è uno un buon livello per il Degen. Andai che è insuperabile. Non lo superi mai. Andai che non lo superi mai. Mamma mia ragazzi. Ah, ma stiamo scherzando di sprint boost che fa questo. Ma guarda quel che va. Lo tengo a sconfitto, ma che guarda che potete. Se questa dalla luna proprio sta giocando. Faceva degli sprint boost vergognosi. Bravo lui, li ha masterizzati alla perfezione questi sprint boost e ha fatto una bella partita. Bello Gun, deve essere sincero, si è provato proprio l'esordio contro Militao e Van Dijk, che sono probabilmente insieme a Rudiger e Saliba il migliore difensore del gioco. Però il suo gol bello l'ha fatto. Ha preso quella traversalinea, ne ha avuto altre occasioni. Ecco. Alvarez è un po' fuori il trequartista. Da quando ho tolto Bruno. Cazzo va. Alla Federico Chiesa del mio avversario precedente, clamoroso, eh. Sto sprint boost è vergognoso.
Questa mi sa che fa intesa pure con la Smith, quindi se magari quando scende la Smith. Oh, che palla. Ma è un fenomeno con lì. In realtà non lo so. Oh, ho caricato pure bene. E bene. Tanto. Un pollo qua, Scatenato, ma è bello, è un bel giocatore questo bello Kun. Oh, la partita di prima mi rivedo. Quello era bravo. Sprint boost a mano. Mannaggia la puttana. Ma fate gli sprint boost sgravati, Buona? Milo Kun, la Pippa Inzaghi 2-0. Forse è quitta l'avversario. Vabbè, che forse è quitta. No, non quitta. È quitta invece, ha rosicato tantissimo. Ha rosicato tantissimo, ragazzi. Allora, boys, mo penso che mi devo fermare, perché ragazzi, mo tutto è bene. Siamo 6-1, ne mancano 8. Queste... Quando vedete questa registrazione, in realtà è sempre venerdì. Io sabato non gioco e finirò la domenica. Sincero, siccome ho beccato gente brava, tolto questo qui, però quello di prima era molto bravo. E uno, volevo fare un bel risultato weekend day, mi fermo. Bob Logan, onesto, per quel che costa, con uno di intesa lo sto giocando, quindi capite bene. È un grandissimo attaccante, ragazzi. Ha uno sprint boost favoloso. Poi segna, l'età carata clamorosa, ha fatto un gol clamoroso contro quello là forte alla prima partita da fuori area, vergognoso, un verde clamoroso sotto in croce, costa 15.000 crediti, ok, 15.000 crediti è un regalo, secondo me è un bel attaccante che magari se il Monaco comincia a vincere qualche partita prende pure gli upgrade, secondo me per chi ha bisogno di un attaccante a basso prezzo ve lo consiglio ragazzi, 15k al bacio. Prendete un bel attaccante che ha un bel sprint boost, ottima finalizzazione, ottimo senso di posizionamento e anche ottimi passaggi. Sincero, non ho visto chissà quali difetti in questo giocatore. Spero che questo video vi sia piaciuto. Voto 8,5 al buon Belogon qualità prezzo. Ci vediamo domani con un prossimo episodio e ciao ciao.